Il 25 novembre sarà la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La Toscana è da tempo impegnata per combatterla. In tutta la regione sono state inaugurate panchine di solidarietà e realizzate altre iniziative. La battaglia però è viva anche in Senato, se ne parlerà anche nel prossimo ordine del giorno. Il 24 presentiamo una prima indagine come commissione d'inchiesta sul femminicidio, una prima indagine unica nel suo genere in Europa, che analizza le 200 casi di femminicidio di anni che ci consentono oggi di avere dati certi. 2017 e 2018 abbiamo per la prima volta guardato non solo le sentenze ma anche i fascicoli, quindi le indagini. Emergono dati inquietanti. Le donne soprattutto non denunciano ma soprattutto non parlano nemmeno con un'amica, nemmeno con un conoscente. Il 65% delle donne non parla nemmeno con un'amica. Proprio il 25 novembre in 50 città italiane ci sarà un unico spettacolo teatrale dal titolo Il nome potete metterlo voi, scritto e diretto dal regista Mauro Monni, per contrastare in maniera univoca il fenomeno. Ma la discriminazione di genere non si manifesta solo con violenza e femminicidi. Ogni giorno nel mondo del lavoro gli esempi si susseguono. Strada ce n'è da fare ancora moltissima, a partire dalle condizioni paritarie sul mondo del lavoro. Le donne lavorano meno, sono le più colpite dalla disoccupazione, sono state le più colpite dalla disoccupazione durante il periodo del Covid. Le donne a parità di formazione e di qualifica professionale guadagnano mediamente il 15% in meno rispetto all'uomo che lavora accanto a loro.